Il Brindisi cambia pelle, è finalmente arrivato il transfer del portiere over Pizzolato e allora è costretto, gioco forza, a mutare per la regola degli under l'11 titolare mister Ruffini. In attacco confermato il duo Antenucci-Pignataro, a centrocampo si vedono Marino, Giunta, Girardi e Procida. Veniamo alla partita contro un Otranto che darà filo da torcere fino alla fine alla formazione bianco-azzurra. Dopo un minuto subito Brindisi pericoloso, Procida mette in mezzo per la corrente Marino, da posizione più che privilegiata il centrocampista alza sopra la traversa. Nono minuto, proteste del Brindisi, atterrato Pignataro in aria per l'arbitro, è tutto regolare. Undicesimo, Antenucci entra nell'area leccese, il suo tiro è deviato in angolo da un difensore. Buon avvio del Brindisi, ritmo tambureggiante per la formazione di Ruffini. Tredicesimo, grande numero di Procida che prova il tiro a giro, palla fuori di poco. Il gol sembra nell'aria. Tredicesimo, azione personale di Girardi, tiro di poco a lato, c'è una sola squadra in campo. Ventitresimo, si fa vedere adesso anche l'Otranto. Pizzolato prima respinge, poi blocca un tentativo di ribattuta. Ventiseiesimo, tiro di Girardi, in assoluto tra i più positivi. Caroppo respinge così il tapin vincente è di Battista. 1-0 per il Brindisi, meritatissimo il vantaggio per la formazione bianco-azzurra. Decisivo il tiro di Girardi, molto freddo però l'ex Taranto nel ribadire in rete. Trentesimo, il Brindisi vuole il raddoppio, tacco in area di Frusci, offside di Pignataro. Si continua a giocare nella metà campo leccese. 36esimo, punizione all'incrocio dei pali di Pignataro, provvidenziale l'intervento dell'estremo avversario Caroppo. Si va così negli spogliatoi, 1-0 il punteggio, risultato che sembra addirittura stare stretto al Brindisi. Nella ripresa inizia però un'altra gara, cala sul piano dell'intensità la formazione di casa. Nono minuto, Facecchia fa quel che vuole partendo dal limite dell'area di rigore, fa sedere a terra un paio di avversari e poi il palo salva il Brindisi. Grande azione del brindisino Facecchia, Otranto vicinissimo al pareggio, esce Girardi, entra Iaia, ventesimo, poi entra anche Cordisco per Antenucci, 24esimo, contropiede di Marino, palla per Pignataro e tiro finale di Iaia, palla fuori di un soffio. Il Brindisi agisce adesso soprattutto di rimessa, 25esimo, Procida parte sulla sinistra, serve Iaia che dribbla fino anche il portiere avversario, ma un difensore dell'Otranto salva sulla linea. L'arbitro poi concede 5 minuti di recupero, non succederà più nulla. Brindisi da rivedere nel secondo tempo, ma quel che conta alla fine è il risultato. Seconda vittoria di fila su 2 in campionato, terza vittoria di fila tra campionato e coppa, e festa sugli spalti del Fanuzzi. Ottimo avvio di stagione per la formazione biancazzurra.